Mattinate frenetiche, guarda qua, non vedo l'ora che sia l'università. Volti diversi, grandi discorsi, e poi ti trovi già là. Tanto vedrete, con noi il mondo cambierà. Sì, ma l'hai vista, chi è quella tipa là? Facce sconvolte, pianti e rivolte, domani poi si vedrà. Intanto grazie mille per questo invito. Il mio, appunto, come è stato ricordato, il segno. Probabilmente qualcuno di voi lo riceverò, diciamo così, in primo anno della facoltà di giurisprudenza dove io insegno, e stare a contatto con ragazze e ragazzi è assolutamente essenziale. Quelli, diciamo, più a sinistra, ed in particolare noi che ci proclamiamo ancora comunisti e non ci vergogniamo di dirlo, siamo stati completamente oscurati. E quindi l'unico modo di poter parlare, tanto più di poter parlare alle generazioni che stanno crescendo come voi, è proprio quello di incontrarsi. Perché il Partito Comunista non fa niente, non mette in atto queste idee, visto che in questo paese c'è una grande indifferenza? Lei crede che le elezioni di Obama possono essere realmente una svolta per quello che è interamente l'andamento del mondo? Era un partito che comunque nel passato ha preso un sacco di voti e è il partito che di fatto si è opposto al fascismo. Vorrei sapere perché oggi allora la gente, la maggior parte della gente, si vergogna di dire io sono comunista. Con questi principi di uguaglianza che il Partito Comunista si propone, in che modo in un periodo comunque storico che è quello di adesso, che è fondato sul capitalismo, in che modo il Partito Comunista si propone di raggiungere questi principi di eguaglianza? Vi ricordate quali sono le prime due richieste che vengono avanzate dal movimento dei lavoratori nell'Ottocento? Parliamo proprio all'origine. Sono due. La prima è la riduzione dell'orario di lavoro, che erano orari di lavoro assolutamente massacranti, e il lavoro minorile, eccetera. La seconda era l'istruzione per tutti. Tutto, anche la cultura, deve servire a fare soldi nella società contemporanea. In televisione, prima del telegiornale, Gerry Scotti attribuisce valori alla cultura, ma quei concorrenti che vanno in televisione più sanno, più guadagnano. E cioè è la gerarchizzazione della cultura all'idea che serve a guadagnare dei soldi. La possibilità di attaccare una persona è dentro la cultura che voi state maturando e state acquisendo. La possibilità di criticare una persona o un sistema, questo vi viene dato dalla cultura. La mia generazione ha conosciuto il posto di lavoro a tempo indeterminato. Cioè tu entravi in un posto di lavoro e quello era il tuo lavoro a tempo indeterminato. Questa cosa non c'è più. La vostra generazione è una generazione che affronterà il precariato in maniera stabile se non si interviene. Un quarto del pianeta consuma tutte le risorse del pianeta, dilapida e distrugge l'ambiente di tutto il pianeta e affama tutto il resto del mondo. C'è una crisi finanziaria di sistema che è già incominciata, c'è la voglia di riscatto di ingentissime masse a livello mondiale, evidentemente è di buon auspicio continuare a pensare e a proclamarsi comunisti. Non basta, come è evidente, dirlo, bisogna cercare di farlo. Che cosa vuol dire essere comunista? Io rispondo con un articolo della Costituzione italiana. L'articolo 3 dice, nella prima parte, che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge, senza differenza di sesso, di razza, di condizione sociale, di religione, eccetera, eccetera. Questo è l'eguaglianza.
Ma questa è una eguaglianza formale, perché tutti sappiamo che se ci troviamo davanti alla legge, io e l'ultimo extracomunitario clandestino che è entrato in Italia non siamo uguali davanti alla legge. E infatti la Costituzione italiana aggiunge un secondo comma: gli uomini sono uguali davanti alla legge, ma è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che impediscono il dispiegarsi dell'eguaglianza. Comunque rimaniamo con l'idea che quella politica è una politica che a noi ci fa schifo. Giustissimo. No, ma è giustissimo, sono completamente d'accordo con te. Cioè io sono d'accordo con lei con tutti, cioè l'eguaglianza, tutte le cose bellissime, però rimanete fatto che l'Italia sta nella situazione in cui sta. Figurati, non piace esattamente come dici tu, non piace nemmeno a me, anzi, fa schifo per usare l'espressione, assolutamente. Ma come dire, la fatica di Sisifo, come dicevo prima, è provarci. Cioè io non ho voglia di arrendermi allo schifo. Allora, se Rifondazione non si riavvicina ai comunisti italiani, i comunisti italiani si riavvicinassero alla Rifondazione. Cioè, se la montagna non va da Maometto, Maometto da andata a montagna, non so, cioè, io sono molto... come è noto, per sposarsi ci vuole il consenso di entrambi, perché se no è uno stupro. Io più riavvicinato di come sono a Rifondazione, è proprio difficile obiettivamente. E la scuola è indispensabile. Se la sinistra, in particolare noi comunisti, non rincominciamo da qui, siamo morti. E quindi, sì, è un po' faticoso, ma francamente lo faccio volentieri. Infatti gli studenti sono entusiasti, non sono ancora di fatto entrati nel lagone politico, per molti succede all'università, quindi ancora sono quasi troppo istintuali. Cosa è positiva però questa voglia comunque di contestare sempre, no? Quando ho visto questi ragazzi, in particolare alcuni, non glielo potrò dire naturalmente, ma ripetevo me stesso, quindi meno male che sono così.